Cristo risorto, carissimi amici, con il raggiungimento di 30.000 follower su questo canale YouTube Koinonia Biella, vorrei condividervi la bellissima esperienza di come è nato il servizio di commento al Vangelo del giorno. Nel 2020, quando è iniziato a diffondersi fortemente il Covid e c'è stato il primo lockdown, esattamente dal lunedì 9 marzo, ricordo che per avvicinarmi alle persone di cui sono parroco, responsabile e pastore, quindi qui nelle mie parrocchie, con la Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella, ho iniziato a pubblicare dei video messaggi. Il primo è stato con la comunità celibataria, i fratelli e sorelle con cui viviamo insieme qui a Strona, dando speranza, forza attraverso la lettura del giorno, il salmo del giorno e dicendo coraggio, andiamo avanti, non perdiamoci d'animo, il Signore è con noi, ma anche avevo fatto una promessa, voglio esservi vicino, voglio accompagnarvi in un modo visuale. Erano i primi video delle esperienze molto semplici in quanto leggevo il Vangelo del giorno e lo commentavo in modo da infondere coraggio, speranza per il futuro. Giorno dopo giorno lo mandavo ad alcuni parrocchiani ed erano molto felici, molto grati. Addirittura se lo passavano, lo diffondevano e ricordo che le sorelle della comunità mi dicevano: Luca, ti prepariamo una lista di persone così il tuo messaggio di speranza del Vangelo potrà raggiungere tanti che ne hanno bisogno. Perché se ricordate sui TG, sulle news quotidiane, c'erano solo annunci di morte e di contagi. E quel piccolo annuncio, semplicissimo, che facevo, dava, infondeva tanta speranza. Per loro rappresentava la benedizione di Dio. Pensate. Nel mio cuore sentivo che il Signore voleva di più. Giorno dopo giorno il Signore stava lavorando dentro di me. Fino a quando ricordo, in un periodo in cui anche noi ci siamo ammalati, e una sera mi sono inginocchiato davanti al letto e gli ho detto: Signore, io ti prego per tutti coloro che ne hanno bisogno, per i miei fratelli, per le mie sorelle, e ti chiedo che la mia bocca, le parole che escono da me, possano essere le tue parole per infondere coraggio e diffondere l'Evangelo dovunque. L'ho fatta con tutto il mio cuore. Il mattino dopo mi sono alzato, quindi si tratta del sabato 28 marzo 2020, e ho aperto una parola, chiedendo al Signore cosa voleva da me. E il Signore mi ha dato questa parola, Giona 3:1-3. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ecco, quando i miei orecchi hanno udito questa parola, ho compreso che il Signore mi stava chiamando a diffondere i miei videomessaggi del Vangelo del giorno non solo su WhatsApp, ma soprattutto sui due canali che già erano aperti, Facebook e YouTube, come Koinonia Biella. E ho iniziato. Cristo risorto, buongiorno cari fratelli e sorelle, che oggi vengo a voi donandovi una buona notizia. All'inizio pochi ascoltavano, non c'era molta gente, ma hanno iniziato giorno dopo giorno a condividerli e a vedere frutti grandi che derivavano dall'ascolto della parola quotidiana. Ecco perché, carissimi amici, vorrei chiedervi di testimoniare ciò che voi stessi avete sperimentato attraverso questa chiamata di Dio. Io ho risposto a una chiamata. Luca, alzati e annuncia il Vangelo. La lettera agli Ebrei dice: la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni arma a doppio taglio. Ecco perché vi chiediamo di condividere la vostra esperienza. Entrate nel nostro sito web, troverete una pagina dove vi chiediamo di dare la vostra testimonianza, i frutti che questa parola giorno dopo giorno ha portato nella vostra vita. Quindi vi ringraziamo di cuore perché ci seguite, perché seguite Lui, la Sua parola, e grazie anche perché testimonierete. Dove c'è la parola di Dio, c'è speranza.